Ramona Papastano, mi occupo da tanto tempo di cambiamento, di innovazione e di evoluzione, sia personale che relazionale che societaria. Ho studiato psicologia del lavoro e allora il mio ruolo è sempre stato quello di provocatoriamente, però anche con impatto, con determinazione, aiutare quelli che hanno dei sogni a trasformarli in obiettivi raggiungibili e quindi in realtà, e poi metterli in connessione con gli altri. Io, facendo la formatrice manageriale, mi rendo conto di quanta voglia e bisogno c'è anche nel mondo delle organizzazioni produttive, per definizione, di riconnettersi meglio sia con il loro ambiente che con la loro intima natura. E quindi questo portare insieme, a svilupparsi parallelamente, un'evoluzione di consapevolezza personale con un'evoluzione di capacità di costruire relazioni, è alla base dell'innovazione sociale, che è il cambiamento che vogliamo che diventi erga omnes. E poi vivo molto all'estero, sia perché devo andare a imparare nei posti alternativi tipo il Global Eco Village Network, la rete mondiale degli ecovillaggi che usa tutte le tecnologie soft che ci permettono di imparare a stare meglio insieme, fino al platform design, quindi come imparare a disegnare dei sistemi che siano ecosistemi. L'innovazione sociale è tutto quello che sta trasformando adesso il mondo verso il mondo che tutti quanti desideriamo. È la cittadinanza attiva che funziona come un facilitatore e che insieme si organizza per risolvere i problemi della collettività, generando un valore anche economico, ma non solo. Quindi innovazione sociale è tutta quell'innovazione che permette a tutti i cittadini e a tutti i protagonisti del cambiamento, le imprese, le organizzazioni, le associazioni, l'accademia, la ricerca, il volontariato, tutti, di ragionare insieme per trovare soluzioni che siano sostenibili finanziariamente, sostenibili ambientalmente, ma soprattutto unite da una visione collettiva, da una visione del mondo organica, fluida, che è quella che ci permette di sentirci continuamente in cambiamento senza stressarci perché dobbiamo cambiare. Le metafore sono cambiate oramai, no? Prima, per essere produttivi e sostenibili, bisognava essere rigidi, razionali, verticistici, organizzatici. Adesso bisogna essere fluidi, disposti a contaminare, a farsi contaminare, disposti a vedere il mondo con gli occhi anche degli altri, e ci stiamo riuscendo. Cambiamento è uno stato temporaneo di disequilibrio tra altri strati di apparente equilibrio, secondo la definizione di Levin, che è quello che studiava le dinamiche nei gruppi. Però ci sono due dimensioni fondamentali: c'è il cambiamento, quello di cui tu sei protagonista, che senti nascere da dentro, che vedi intorno a te, che ti aiuta a focalizzare le tue energie, c'è il cambiamento che subisci. Quel tipo di cambiamento sempre incontra diverse fasi. Normalmente c'è la fase in cui tu sei congelato, poi c'è lo scongelamento che arriva al cambiamento, e poi c'è il ricongelamento subito dopo in un'altra posizione, che speriamo che sia funzionale. La teoria del cambiamento continuo, con le diverse fasi che noi proponiamo invece nell'innovazione sociale, è che tu cominci da un'idea, questa idea la confronti e la testi subito, quindi c'è tutto il system thinking dietro, cioè pensiamo in maniera da creare degli ecosistemi che interagiscono tra di loro. Il cambiamento che vogliamo è un cambiamento che avviene in una logica di piattaforma sistemica, cioè contemporaneamente a diversi livelli tra diversi stakeholder o portatori di interesse della società, per evitare che tutte queste fasi di opposizione ferma, poi di rassegnazione, poi di adeguamento, che ridiventino naturali, perché il cambiamento è la condizione naturale dell'essere umano. Come va il mondo del cambiamento? C'è tantissimo cambiamento in corso e c'è una bellissima energia, perché il cambiamento avviene nelle organizzazioni, mentre prima, quando facevo il mio lavoro normale di selezionatrice, mi chiedevano ad esempio: trovami uno così, 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 così. Adesso questo tipo proprio di mondo di lavoro più fluido, più articolato, più pieno di multipotenziali, è quello che è diventato una realtà, lo si vede continuamente. Oppure pensa anche al cambiamento delle grandi organizzazioni che fanno finalmente, mettono al centro della loro politica di creazione del valore la creazione del valore e non più solo l'utile, che è quello che noi vogliamo che diventi il patrimonio comune. Non ci dovrebbero essere più le imprese che perseguono il profitto e basta, o quelle che perseguono solo la redistribuzione del reddito. L'innovazione sociale è questo, è fare che tutto diventi un sistema che alla fine produce, che rigenera, oltre la sostenibilità verso la rigenerazione. Quindi creare culture rigenerative è quello che tutti quanti stiamo facendo, e il bello è che siamo tantissimi, siamo una moltitudine inarrestabile, e ce ne sono alcuni infiltrati addirittura in questi mondi
mondi che prima erano assolutamente esclusi agli alternativi, tipo la finanza, il sistema bancario, l'industria, i sistemi estrattivi. Ora ci sono degli infiltrati dappertutto. E il bello è che ci stiamo riuscendo ad acquisire consapevolezza in maniera da coinvolgere tutti gli altri intorno. Sono ad esempio i miei amici di Mesanoa Food Coop qui a Cagliari, sono arrivata a vivere qua da pochissimo, ci siamo subito conosciuti tramite proprio il gruppo degli agenti locali di Italia che cambia, Sardegna che cambia, ma perché semplicemente non facciamo questo piccolo ma rivoluzionario gesto di ricreare connessioni dirette, relazioni interdipendenti? Ci stiamo riuscendo, questo è un esempio, ce ne sono tantissimi. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.